Sono qua con Giovanni Mazziotta della UIL. A seguito dell'assemblea di stamattina con i lavoratori della Piaggio è stato proclamato lo stato di agitazione a finale ligure. Sì, in risposta agli incontri che abbiamo avuto in questi ultimi periodi con l'azienda e nel merito di quello che abbiamo spiegato ai lavoratori, proprio dai lavoratori è venuto fuori che bisogna più o meno cercare di portare l'azienda a un ragionamento, a una discussione un po' più trasparente e lineare. Lo stato di agitazione indetto è al fatto che sul blocco dello straordinario l'azienda ha mandato delle lettere ai lavoratori di precetto, cioè obbligandoli a venire il sabato a lavorare. Allora oggi noi diciamo c'è uno stato di agitazione che prevede sia un blocco dello straordinario a data da definirsi, sia in qualsiasi momento in dire scioperi o assemblee. Questo dovuto al fatto che gli esuberi sono strutturati, non c'è una discussione un po' con l'azienda a cercare di capire fino dove ci sono questi esuberi e fino dove non ci sono, o quantomeno. Noi abbiamo ancora delle persone che ancora dalla trattativa precedente di qualche anno fa sulla mobilità, vedi la legge Fornero, non sono potuti agganciarsi alla mobilità, oggi noi diciamo queste persone qui possono oggi usufruire di una mobilità volontaria e agganciarsi alla pensione, quanti sono e quanti di quelli che sono in esubero, nei numeri tra chi esce volontariamente e chi entra, fino a dove si può discutere. L'azienda ci ha risposto con una serie di no all'integrazione, alla cassa integrazione, no all'integrazione sul biglietto del trasporto che già da vecchi accordi con l'azienda, dalla partenza del 2007-2008 si prevedeva un trasferimento a spese dell'azienda, oggi non è più neanche così. Questo ci ha portato al punto di dire ai lavoratori più che altro, ci hanno chiesto e noi abbiamo condiviso di indire uno stato di agitazione. Poi domani ci sarà un incontro, il 18 saremo al Ministero e vedremo di evolversi della situazione e dove arriveremo, cosa faremo.